Esiste un medioevo che viene spesso rappresentato nelle feste di paese, forse a volte un po' troppo folcloristico. Esiste poi un medioevo che abbonda invece nel cosiddetto genere dei romanzi fantasy, forse un po' troppo vicino però alla fantascienza. Esiste poi un medioevo archeologico, ancora un po' lontano dall'immaginario collettivo, che però ci aiuta a capire l'importanza della cosiddetta età di mezzo, che ha ricevuto un grande impulso da metà degli anni 70, da quando cioè il grande pensatore politico liberal democratico Giovanni Spadolini diede vita al Ministero per i Beni Culturali e l'Ambiente. Il cuore della Bologna medievale è conservato qui, nell'omonimo Museo Medievale di Bologna di Palazzo Ghisilardi. Oggi lo scopriamo, questo ci aiuterà anche a capire che il Medioevo è tutt'altro che quell'età oscura come storiograficamente viene descritto dagli anni 70, un po' troppo negativamente, diciamo così, nei libri di storia. All'interno delle sale del Palazzo del Museo Medievale di Bologna, fino al 17 giugno, c'è poi una mostra particolare, si chiama Medioevo svelato, ovvero storie dell'Emilia-Romagna attraverso l'archeologia, pezzi importanti, reperti del nostro territorio che a grandi linee corrisponde all'attuale Emilia-Romagna, che ci fanno capire lo sviluppo socio-urbanistico ma anche economico-artistico appunto delle nostre terre. E siamo all'interno del Museo Medievale di Bologna, che nasce in che anni, qual è la sua storia, quali pezzi importanti contiene? Allora, il museo nasce e viene inaugurato nel 1985 in questa sede prestigiosa che è Palazzo Ghisilardi, che è uno dei più bei palazzi rinascimentali della nostra città, e riunisce in tre piani la sezione medievale moderna che andava a unirsi al Museo Civico. Materiali medievali, diciamo, in realtà si va fino al XVIII secolo con materiali più tardi, sia nei bronzi che nelle armi, ma la sezione prevalente è quella medievale, in larga misura rappresentata dalle testimonianze, le tombe dei dottori dell'università che appunto sono conservate sia nella Sala delle Arche e nei piani, nel piano interrato del museo, e che testimoniano al meglio, come dire, l'importanza della nostra università. Si trovano dei veri e propri capolavori, opere di grandi scultori, spesso forestieri, che operavano per la nostra città. Ma le testimonianze del Medioevo non sono solo quelle legate alla scultura, ma proprio in questa sala dove ci troviamo adesso, il piviale riccamente ricamato, opus anglicano, appartenuto a un pontefice, Benedetto XI, donato alla chiesa di San Domenico, e la statua di Bonifacio VIII in rame dorato, opera dell'orafo Nanno Bandini da Siena, che si trovava sulla facciata del palazzo pubblico, testimoniano, come dire, al meglio quella che era la produzione straordinaria della nostra città durante il Medioevo. Difficile naturalmente parlarne in una battuta, seppur di un programma televisivo culturale, direttore, ma dalla vostra esposizione museale, che ritratto della Bologna medievale noi abbiamo? Di una grandissima capitale. Non dobbiamo dimenticare che sulla fine del 200, nel corso del XIII secolo, Bologna è una delle grandi capitali europee, insieme a Parigi, a Colonia, a Londra, era la città non solo più popolata, ma di grande importanza, soprattutto per la sua università, studi di diritto civile e soprattutto canonico, che ne facevano veramente la grande capitale culturale che contendeva a Parigi un ruolo estremamente importante. Siamo nella prima sala della mostra Il Medioevo svelato, davanti al pezzo che campeggia anche per imponenza, la croce viaria ritrovata qualche anno fa durante gli scavi nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bologna, con Paolo Cova, storico dell'arte, volto già conosciuto nella nostra trasmissione. Questa croce viaria, Paolo, non è semplicemente un segnale stradale di quelli che ci indicano appunto dove andare, ma aveva anche una funzione, diciamo così, benedicente. Allora,
Questa croce viaria è uno degli oggetti più importanti che sono stati scoperti negli ultimi anni negli scavi archeologici della regione, soprattutto per quanto riguarda il periodo medievale. Pensate che è datata 1143 ed è una testimonianza anche della continuità che hanno le croci su colonna. Avevano una tradizione tardo-antica, vuole il mito che fu proprio Sant'Ambrogio a costruire delle croci intorno alle antiche mura della città tardo-romana di Bologna per proteggerla, con una funzione apotropaica anche, insomma, quindi per proteggerla dagli eserciti barbarici e dal male. Queste croci, legate proprio alla tradizione anche bizantina, continuarono a essere issate anche nei periodi alto medievali fino al periodo romanico, ed è un'importantissima testimonianza anche il fatto che la datazione ci certifica lo stile, uno stile che riporta al centro la cultura del romanico bolognese. La parte più importante probabilmente della croce, oltre alla figura del Cristo che viene qui descritta con la classica stilizzazione romanica, è la parte retrostante. Venite che ve la mostro. Vedete che al centro c'è un simbolo della tradizione cristiana, delle origini, cioè la mano di Dio benedicente che viene incorniciato da questi strepitosi acanti, e vedete che la croce, pur essendo in pietra d'aurisina, era pensata per essere completata da delle pitture di altissima qualità. I fori servivano, insomma, a inserire materiali che ne esaltavano il rapporto con la realtà e chiaramente anche la preziosità, una dimensione classica di altissimo livello che viene ripensata proprio nel contesto bolognese. In questa stanza ci sono altri pezzi, certo, importanti, e poi chiudiamo naturalmente la parte della prima stanza della mostra medioevo svelata. Certo, uno dei pezzi più interessanti è sicuramente questo capitello d'arenaria, che proviene addirittura dal castello di Matilde di Canossa, quindi ha una datazione intorno al secondo decennio del XII secolo, e che è la cartina di tornasole della grande scultura attiva intorno a questa mitica figura, la signora che dominava gran parte dei territori italiani e non solo, vantando feudi anche nel contesto tedesco. Vedete la sua bellezza, vedete il rimando alla tradizione classica dell'acanto, che si sposa invece con queste figure derivate dai bestiari, quindi in linea con la cultura del romanico. Tenete presente una cosa, che il romanico recupera elementi della tradizione classica. E siamo nella seconda stanza del Medioevo svelato, con un'esposizione chiaramente archeologica, dove è importante naturalmente la cronologia, la storia. Una mostra che volutamente cerca di narrare l'evoluzione urbanistica ma anche socio-economica del nostro territorio attraverso i reperti. Paolo, cominciamo allora da questa bacheca. Beh, iniziamo certamente da una delle scoperte più importanti dell'archeologia, insomma, della nostra regione, il famoso tesoro di Reggio Emilia. Databile intorno al VI secolo, una raccolta di pendenti, orecchini, fibule, collane, che è uno dei, considerato ancora oggi uno dei capolavori dell'oreficeria barbarica, insomma, del territorio. Ed è importante perché nel Museo Civico Medievale, grazie all'artista, designer, insomma, Pelagio Palagi, conserviamo anche importanti testimonianze longobarde che sono sempre all'interno delle nostre sale, anche quelle derivate dalla grande produzione dell'epoca alto medievale, quindi anche le fibule, pendenti, le croci che venivano collocate nelle sepolture da parte della popolazione, insomma, che invase il nord Italia e che a cui tanto dobbiamo, come è stato ultimamente ribadito anche nella grande mostra. Ci siamo spostati di pochi metri in altre bacheche. Qui a sinistra abbiamo le forme nuove degli insediamenti, quelli caratteristici del Medioevo, chiese, monasteri, villaggi e quant'altro. Paolo, qual è un po' lo sviluppo storico allora di questo periodo? Allora, la nostra regione fu al centro di episodi anche di grandissima importanza durante le guerre gotiche. Chiaramente Teodorico aveva la sua capitale a Ravenna, e quindi lo scontro con gli eserciti
bizantini nel nostro territorio fu particolarmente cruento. E poi con la discesa dei Longobardi nel VI secolo la regione venne effettivamente tagliata in due. Pensate che Bologna, come il resto di quella che oggi è la Romagna, erano legate direttamente a Bisanzio, quindi era un territorio controllato dai bizantini. Il limes, il confine tra il mondo bizantino, la Romagna, e invece la Langobardia Maior, cioè i territori che stavano sotto il diretto controllo dei Longobardi, passava proprio tra Bologna e Modena. Quindi Bologna era una città di confine e il nostro territorio nei secoli successivi fu caratterizzato da una duplicità anche di sviluppo e allo stesso tempo fu al centro anche di grandissimi insediamenti monastici. Pensate alla circolazione dei monaci provenienti dall'Irlanda, qui siamo vicini alla chiesa di San Colombano a Bologna, pensate agli insediamenti di Bobbio e Nonantola, quindi uno sviluppo completamente nuovo e a un ripensamento territoriale in cui chiaramente le città non vennero mai meno, anche se si rimpicciolirono. A Bologna fu costruita probabilmente durante il periodo delle guerre gotiche la cerchia di Selenite che proteggeva la città. Un'altra delle situazioni veramente importanti per il contesto bolognese fu chiaramente la discesa dei Longobardi, perché Bologna restò fino al 727 sotto il controllo del mondo bizantino, quindi con un rapporto diretto con Ravenna. Questa storia è narrata all'interno delle diverse vetrine grazie a tante testimonianze artistiche, ma anche a testimonianze materiali della vita quotidiana, dello sviluppo degli insediamenti, delle realtà religiose e monastiche, insomma del contesto del nostro territorio riscoperto attraverso lo studio, l'approfondimento degli archeologi, degli storici, degli storici dell'arte, e quindi anche un universo di manufatti veramente interessanti che vi permette insomma di immergervi nella grande storia dell'Emilia-Romagna a cavallo tra il periodo tardo antico e chiaramente i primi secoli dell'apogeo medievale, cioè degli anni che vanno dopo l'anno 1000 insomma. Avete visto altro che età oscura, nel Medioevo sono state gettate le basi delle nostre conoscenze umanistiche, storico-scientifiche e quant'altro. Adesso lasciamo il Museo Medievale di Bologna e ci spostiamo di qualche centinaio di metri e vi facciamo scoprire una struttura dimenticata, la ex chiesa di San Barbaziano, che si apre eccezionalmente alle nostre telecamere, poi sarà richiusa per 2 anni perché diventerà un cantiere per la nascita di un nuovo centro policulturale. L'ex chiesa di San Barbaziano, qui in via Cesare Battisti, non la conosce nessuno, anche perché è stata chiusa dagli editti napoleonici del 1797, depauperata degli arredi e corredi liturgici nel 1806, ma aveva una sua grande importanza. Sede di un monastero dei padri Girolamini, Denisse Tamborrino, del polo museale dell'Emilia Romagna. Perché è importante questa chiesa? Beh, intanto è importante nell'aspetto attuale, in quanto rovina urbana, in quanto bene resiliente, cioè dimostrazione della capacità di adattarsi ai cambiamenti della storia, e questo per quanto riguarda l'aspetto in cui adesso versa. Certamente in quanto casa di un ordine religioso ha avuto un suo ruolo all'interno della comunità controriformista di Bologna tra fine 500 e inizio 600, ovviamente rientra perfettamente in quel discorso edilizio, in quel movimento grandissimo di rinnovamento urbano che c'è stato a Bologna tra la fine del 500 e gli inizi del 600, dovuto all'impatto della controriforma, dovuto agli scritti di Gabriele Paleotti. Questa chiesa è ad opera di Pietro Fiorini, che praticamente, come è stato già detto, è stato definito il Renzo Piano della Bologna del Seicento, e non ha torto, devo dire la verità, perché a lui si devono moltissime realizzazioni coeve, appunto tra fine 500 e inizio 600, San Salvatore, San Barbaziano, l'ex chiesa di San Mattia, la chiusa di Casalecchio e tante altre qui a Bologna. Nessun bolognese la conosce, anche perché è chiusa da secoli.
Sì. Nel corso dei secoli cosa è stata divisa? Appunto, dopo tra 600 e 700, fino a prima dell'arrivo di Napoleone, era sede dell'ordine dei Girolamini, poi successivamente Napoleone ha costituito il demanio dello Stato e quindi questo è diventato un magazzino, prevalentemente generi vari, poi dopo è diventato un magazzino militare. Agli inizi del Novecento ha subito un importante incendio di cui ancora si vedono le tracce e negli anni dal 40 torna la guerra, insomma, magazzino militare di nuovo, munizioni, e negli ultimi anni fino agli anni 80 un garage dove, insomma, veniva la gente a parcheggiare le auto. Uno degli piccoli gratis, almeno questo non si sa, però uno dei piccoli episodi è stato da ricordare, diciamo così, è stato il fatto che gli abitanti, i residenti della zona non si sono subito arresi al fatto che la chiesa non fosse più un garage, per cui hanno in qualche modo occupato abusivamente lo spazio per continuare ad usarlo come tale. Ovviamente non è stato più possibile, per cui adesso siamo qui che ne aspettiamo un'altra vita. Serafino D'Onofrio, chiesa che rinasce dunque a nuova vita, e quale sarà questa nuova vita? La chiesa compie 400 anni quest'anno, l'ha realizzato un architetto che era una vera star dell'epoca, nel 1618 l'ha concluso i lavori, ha avuto una fase religiosa limitata, alla fine del Settecento è iniziata la fase dei magazzini, e poi questa fase di incurie, così. La nostra, diciamo che sarà la terza vita, una vita culturale, perché qui sarà proprio un'officina culturale, un insieme di atelier, di luoghi di sperimentazione di tutti i tipi di arte, arti visive, cinema, teatro, danza, pittura, attività musicali, laboratori, sale prove, quindi diciamo deve essere un luogo multiforme. Lo schema appunto è quello di un'associazione come l'AIX che apre un luogo ed accoglie altre associazioni, compagnie teatrali, gruppi spontanei, quindi che dà questa possibilità in una zona che è così centrale, quindi a pochi metri da Piazza Maggiore, a pochissimi metri dal DAMS e a pochi metri dalla Cineteca, quindi riesce ad essere un luogo accogliente, grande, un'arca che accoglie tutti questi artisti e consente in questi atelier di sviluppare questo tipo di ogni tipo di attività artistica.